Io quello che volevo fare un attimo, alcune cose che sto facendo negli ultimi tempi. Allora, io quasi sempre mi sono occupato di cose molto microscopiche, tipo quelle di cui si occupava lei, cioè fononi, elettroni, spin, magnetini, come si spostano oggetti che assolutamente noi non siamo in grado di vedere. Quello che adesso mi sto occupando anche di oggetti che sono, diciamo, che si vedono, e quello che succede, quello che mi interessa è un fenomeno che ha un nome molto semplice in inglese, jamming, che è difficile però da tradurre in italiano, e che il meglio che sono riuscito a tradurre in italiano è stato incastro. Non è essenzialmente la cosa migliore, e quello essenzialmente è, vedete, quelli sono un po' di ciottoli o di marmo o di vetro che sono stati poggiati gli uni addosso agli altri, e una volta che li avete poggiati in questo modo sono essenzialmente incastrati gli uni con gli altri, e questi non si possono muovere. E allora quello che a me, che a tante persone interessa capire, di vedere un pochettino che cosa succede quando abbiamo oggetti di vario tipo che si possono incastrare gli uni con gli altri, e ci sono tutta una serie di proprietà fisiche che uno può studiare, e che però non, e una dei queste sono tanti motivi per cui queste sono interessanti. Uno dei motivi per cui sono interessanti è anche che non è assolutamente facile capire come, che cosa succede. Allora, se voi prendete per esempio dei ciottoli di marmo come quelli, uno può dire che la situazione è molto complicata, perché questi oggetti hanno tutte delle forme diverse, qualcuno sarà in qualche posto concavo, qualcuno non sarà concavo, e quindi quello che uno può passare è una situazione in cui uno si tende a semplificare. Cioè, questa è una procedura tipica della fisica, da quando è nata la fisica a Galileo, di passare, o se volete dalle scienze, di passare dal problema reale complicato ad astrare a un problema relativamente semplice. Per esempio, Galileo, quando aveva cominciato a fare lo studio del moto degli oggetti, studiava dei moti supponendo che l'attrito non ci fosse. Ovviamente un mondo in cui l'attrito non ci fosse sarebbe completamente diverso da quello attuale, perché noi non potremmo camminare come sta chiunque ha provato a camminare sul ghiaccio dove non c'è attrito e quindi non si muove. Quindi il fatto che io posso tenere degli oggetti in mano, il fatto che posso camminare, eccetera, tutto questo dipende dall'attrito. E Galileo aveva detto, approssimiamo un mondo con qualcosa senza attrito, conosciamo le leggi del mondo senza attrito e poi dopo incominciamo a studiare l'attrito. Allora, quello che uno può, la prima semplificazione che uno può fare è, dipende invece degli oggetti di marmo, può prendere degli oggetti come ciottoli che hanno delle forme molto complicate, può prendere degli oggetti molto più semplici che sono delle palline o che hanno tutta la stessa dimensione, o che hanno delle palline con... Ma sapete, anche è difficile fare delle palline tutte esattamente con la stessa dimensione, però uno lo fa in maniera controllata, porta palline con dimensione abbastanza differente l'una dall'altro, e allora queste magica palline, cioè nel senso che si mettono le palline qua dentro, vedete, questa è la zona riempita di palline. Poi c'è questo apparecchio sotto che scuote le palline in maniera controllata, e queste sono, si vede abbastanza dalla foto mossa che queste sono le palline mosse, e poi si possono fare varie cose, si possono scuotere tante per bloccarle all'improvviso,
scuotere le frequenze differenti, o cominciare a scuoterle molto forte e poi pian piano diminuire lo scuotimento fino a che poi non si ferma. Quello che, non, quello che tipicamente succede, tranne forse qualche caso di questa pallina qui, la maggior parte delle altre palline sono completamente bloccate, cioè non si possono muovere, e il motivo per cui le palline non si possono muovere è che le palline vicino nemmeno loro si possono muovere. Quindi il fatto di essere queste palline bloccate, di stare in una situazione jammed, come direbbero gli inglesi, è un fenomeno collettivo. Cioè immaginate, l'esempio tipico di situazione di jamming è quello che gli inglesi chiamano giustamente traffic jam, il blocco del traffico, dove una macchina non si può muovere perché un'altra macchina non si può muovere, è una cosa reciproca. Se da qualche parte cominciate a sciogliere qualcuno, se comincia a muovere, allora riparte tutto. Ma finché state in una situazione abbastanza diciamo compressa, in cui c'è un peso dall'alto e quindi le palline in alto non si sono bloccate dal peso che sta sopra, quello che succede è queste palline non si muovono. Allora, una volta, per esempio, sono varie esperienze che si possono fare con situazioni di questo genere. Le esperienze più semplici sono, per esempio, provare a mettere un oggetto dentro e vedere quanta resistenza serve per mettere l'oggetto e così via. E l'altra cosa che uno può essere interessato invece ad avere una situazione, a vedere essenzialmente come sono le disposizioni di queste palline e quali sono le forze che stanno fra queste palline. Allora, quello che succede, se io prendo per esempio delle palline di plastica come queste, beh, le palline di plastica, quello che voi sapete, hanno un certo attrito l'una con l'altra. Se invece prendete delle palline di vetro o di metallo, queste scivolano molto più facilmente l'una sull'altra e quindi possiamo stare in una situazione dove praticamente non c'è l'attrito trasferabile. Poi se ci mettiamo sopra un po' di acqua saponata, e quello sapete benissimo che a questo punto il vetro con l'acqua saponata praticamente non fa attrito, si possono ridurre molto quello che succede, l'attrito, scusatemi. Allora veniamo al problema che diceva Marta, perché poi dopo che abbiamo fatto il nostro insieme di palline dobbiamo andare a fare le misure. E a questo punto come facciamo le misure? Possiamo andare col centimetro, qui veramente possiamo andare col centimetro a misurare la posizione di ciascuna pallina, ma abbiamo tre problemi fondamentali. Intanto le palline sono tante, e quindi a misurare la posizione di tutte le palline è complicato. Secondo, le palline sono degli oggetti tridimensionali, quindi non dobbiamo misurare una posizione, ma tutte e tre le posizioni. E poi ci sono le palline che stanno dietro, che sono completamente inaccessibili, per cui uno entrerebbe un pochettino, ma non può certo andare per mezzo con le palline dietro, perché non si vede niente. Allora, per esempio, ci sono stati, per esempio, una serie di persone che hanno fatto degli esperimenti in cui hanno preso 150.000 palline di vetro, le hanno messe, di vetro, adesso non ricordo se l'esperimento è fatto col vetro o col metallo, forse queste erano di vetro, erano di vetro metallizzate, se ricordo bene. Erano di vetro metallizzate e hanno stato messe dentro un cestello tipo cesto del basket. Sapete, se ci sono delle palline di mezzo centimetro in un cesto da basket ce ne entrano veramente un numero elevato, e poi l'hanno messo dentro un apparecchio per fare una tomografia e hanno ricostruito la posizione di tutte le palline. Quindi questo è un tipo di esperimento che è possibile fare. Per esempio, con una cosa stavo cercando di capire se si poteva fare con altro esempio, con anche con risonanza magnetica nucleare e così via, ricostruire posizioni di queste palline e poi quelle possono studiarsi. E quello, per esempio, uno può guardare tutta una serie di proprietà, per esempio quant'è la probabilità di trovare delle palline a una certa distanza l'una dall'altro.
a questa probabilità è zero quando la distanza è più piccola di 1, perché le palline sono incomprimibili, quindi non possono stare a distanza più piccola del diametro, e poi c'è tutta una serie di proprietà. E quello che uno nota, e la cosa interessante, è che non solo ci sono, scusatemi, che non solo ci sono, che ci sono tantissime palline che stanno esattamente a contatto, perché praticamente quelle che si toccano hanno esattamente la distanza che è uguale al loro diametro, e poi quello che succede, ci sono altre palline che si toccano quasi, e il numero di palline che si toccano quasi sono molto più di quelle che uno si aspetterebbe ingenuamente. Cioè, se uno supponesse che le particelle sono messe in maniera tale che si devono toccare, devono essere stabili, uno ne trova che c'è un eccesso di particelle che si toccano quasi. Allora, senza stare a vedere i grafici, quello che volevo farvi vedere è un altro esperimento tipico. Questo esperimento tipico è un esperimento molto bello, che è fatto con dei dischi. Invece di farlo con delle palline, li fate con dei dischi di plastica. I dischi di plastica si agitano, anche questi, abbastanza facilmente. E poi a questo punto, questi dischi stanno bene su un piano a due dimensioni, quindi li potete guardare gli uni dagli altri, da sopra. La cosa interessante è che quello che ci sono dei dischi che si chiamano dischi fotoelastici. Questi dischi fotoelastici hanno una proprietà stranissima, che normalmente non fanno passare la luce, però che se voi li premete in qualche modo la luce passa, o viceversa, normalmente fanno passare la luce e se voi li premete non passano. Quindi, se voi prendete questo insieme di dischi fotoelastici, allora i dischi fotoelastici su questa immagine sono abbastanza piccole, vedete quelle specie di rosario, ci sono quelle palline, ciascuna di queste palline è un disco, poi non sono dischi un pochettino non perfettamente rotondi, e quello che succede, le premete e l'immagine è stata fatta in maniera tale che più le forze sono grandi, più il colore è sul giallo, e quello che, dove le forze sono deboli, l'oggetto è nero. Quindi quello che succede, se voi guardate questa immagine, l'impressione che voi avete è che ci sono tutta una serie di rosari molto grandi, e poi vedete che qua sopra ci sono tutta una serie di vuoti, questo enorme, ma anche vuoti più piccoli, dove non vedete niente. Però quello per cui non vedete niente non è dovuto al fatto che qui non ci sono palline, e significa semplicemente che le forze che voi fate, premendo queste palline, non vanno a finire in questa regione, ma in qualche modo ci sono delle linee di forza in cui le particelle si appoggiano uno sull'altro, e questa regione è essenzialmente priva di forza. Un altro tipo di esperimento può essere fatto prendendo invece un sistema di questi dischi fotoelastici. Qua sopra si vedono abbastanza bene il singolo disco fotoelastico, qua sopra sono queste situazioni quasi da queste forme quasi alveare che stanno da sopra, e poi prendete qualche cosa, questa deve essere la mano, non so, dell'esperimentatore, forse no, premete in un certo punto, e quello che succede, cercate di allargare in questa zona, questo produce tutta una serie di forze, e questa è l'immagine dove passano queste forze, e anche qui vedete che ci sono, invece di essere espandersi in maniera uniforme su tutto il resto, si rimangono concentrate su tutta una serie di linee. Allora, questi sono tutta una serie di esperimenti macroscopici che possono essere fatti, e poi possono, ovviamente, su questo sistema si possono fare anche simulazioni col computer. Cioè, nel sistema non è troppo complicato, uno dice sa più o meno le palline come devono comportarsi, e a questo punto dice prova a prendere queste palline e a comprimerle e a vedere in che configurazione vanno a finire. Il vantaggio di fare simulazioni sul computer è in qualche modo duplice.
mentre nel mondo reale un certo attrito c'è sempre ed è complicato allevarlo, dato che nel computer decidete voi quello che succede, l'attrito lo potete levare e poi potete anche misurare le cose con estrema precisione molto maggiore di quello che nel mondo reale. Quindi quello che adesso sto studiando io, ma non sono io, tanta gente, sono come mai accadono questo tipo di fenomeni, e quello che stiamo cercando di capire intanto con un grande dettaglio che cosa succede nel mondo senza attrito, in cui le palline possono scivolare l'uno sull'altro, e per poi passare a studiare successivamente quello che succede nel mondo con attrito, in cui c'è un po' più attrito ma non tanto fra le varie palline. Quello che è interessante è che il tipo di matematica, che il tipo di ragionamento fisico con cui bisogna per studiare queste insieme palline è invece estremamente sofisticato. Cioè, mentre il problema in qualche modo di vedere come sono messe le palline, che distanza hanno l'una dall'altra, eccetera, è abbastanza immediato, quella è la cosa estremamente sofisticata, per il motivo è dovuto al fatto che se voi mettete delle palline dentro un recipiente e così via, il modo in cui si possono incastrare queste palline è, ce ne sono tantissimi modi possibili in cui si possono incastrarsi. E quello che succede è non tutti i modi vengono realizzati, cioè quello che succede ci sono dei modi che sono più probabili e dei modi che sono meno probabili, e quindi ci sono tantissime cose che bisogna affrontare. Bisogna affrontare, capire intanto quali sono le proprietà dei modi in cui le palline sono incastrate, capire quali di questi modi sono realizzati e quali non sono realizzati, e tutti i problemi collegati sono alla frontiera di quello che uno sa fare ai giorni d'oggi nella meccanica statistica. Ma io avrei finito, grazie.